E così ha inizio la serata del brocco sul blocco di Pasqua. È andato fuori uno. Thank you.
Perché quelli non sono fatti da regola d'arte, li conosci, devono essere perfetti. Che sbraccio. Che cos'è? È una sorpresa. Le ho mai parlato di mio nonno, ne abitavo? No, cioè lui nella scatola. Era un uomo fantastico, lei me lo ricorda parecchio. Ah. Faceva l'aiuto farmacista allora. E poi quando aveva di circa la scatola, su una fabbrica di dentifricio in Inghilterra. Una fabbrica di dentifrici in Inghilterra, pensi che ho finito. È in piazza un attimo di scala mondiale, che è pronta dal primo posto. Mi piace. Questa storia oggi mi dica un po' così. Non credo, l'ho ascoltata a te. Due. Uffi. Accio qua. Buona. Thank you.
dentro da quel cuore. Sei un essere umano, hai commesso uno sbaglio, non è affatto uno sbaglio. Sì, è uno sbaglio. Ascolti, la fabbrica di nonno Neri, con il suo nome intero, con la collana. Tu devi accettare la possibilità che non tu prendessi il nonno Neri. Mi è appena venuto in mente che sarebbe una gioia andare a desumare il suo corpo che colpisce con un enorme pasto. Chi è nonno Neri? E perché lo vogliamo colpire con un enorme pasto? Non lo so. Cuspazzo bene. Spazio di vena. Thank you.
tiene. Questa sblocco una telecamera installata in non voleva essere ripresa. Ora stiamo in grado. Ora stiamo. Beh, se non voleva essere ripreso, perché ha lasciato il biglietto? Forse c'era un testimone, qualcuno ha visto il trattamento, lo stava guardando. È possibile che il malfattore abbia pensato che se fosse andato via il testimone l'avrebbe denunciato. Così è sceso dall'auto e ha finto di lasciare il biglietto. Ok, discorso mille, dobbiamo solo trovare questo. Adesso sta stato il nastro da qualche piede. Potremmo cominciare con Bill Gibber. Bill Gibber? Fantastico! È così emozionante! Ah sì, ma sto più bravo. Salve, buongiorno. Stiamo cercando il signor Gibber. Capitano Gibber, fate partendo? Ho potuto fermare di lui.
oggi. Ecco il nostro biglietto. Ma cosa fa? Il biglietto? Lo sto attendendo. Lasci. Chiudo, lasci. Tenga, ci chiami in qualunque momento. Su, andiamo. Mi deve 85 centesimi. Ed detraga dal mio stipendio. Non credete che non... Ma come? Cinque nera, Maremma maiala. Non è questo. Cazzo, sono depresso, non le vedo più. Porca di hella, fu miseria. Sembra questo proviene da qui? Sì, è di un sacchetto degli avanzi del cane.
Abbiamo trovato della cera sopra, blu e rosa. Pensavamo fosse caduta da una... Di recente qualcuno ha festeggiato il compleanno qui, forse il martedì sera. Magari ho ordinato una notte e l'ho portato via in un sacchetto. Mm-hmm. Sì, un signore, ricordo che era seduto a quel tavolo. Posso esserle utile? Sì, lui è un investigatore privato e noi vorremmo... Cosa no, non parlavo con te. Posso esserle utile? Forse, forse. Ecco, stiamo cercando una persona che è stata qui martedì sera. Non parliamo dei nostri clienti, la gente viene qui, vuole la sua privacy e noi la rispettiamo, quindi è meglio se alzate i tacchi. E il fatto è questo, l'uomo che sto cercando potrebbe essere responsabile di un tamponamento. Affari suoi, e ora fuori. Thank you.
Scende qua giù. Che fumia scende qui. Ma quella cosa lì se si riesce a tenere a quel modo non si fa niente. Thank you.
di questo stupido pagamento da $900, capisci? Ma che cavolo mi succede? L'avvocato è nuova. Io poi dopo si cambia, scendici. Ma cazzo fa a scendere qui? No, qui non si tiene. Thank you.
bisogno, eh? Basta. Proviamolo, ma... C'ho la glicemia troppo bassa. E finisce così la serata del brocco sul blocco. Cin cin. Dosate la forza e assoma. Odio fuori.